Forse tutti ricordano almeno qualche scena del film I Vitelloni, di cui il regista Federico Fellini. Pochi sanno che I Leoni di Giugno avrebbe avuto lo stesso significato e sarebbe stato il titolo di questo romanzo, che poi però l'autore ha seguito un suggerimento di un amico, di Patroni Griffi, facendo così nascere Raffaele La Capria, Ferito a morte, edito da Bompiani nel 1961 e poi pubblicato anche da Mondadori. L'autore è napoletano, nato nel 1922. Il suo primo romanzo, Un giorno di impazienza, fu pubblicato da Bompiani nel 1952. Questo è il suo secondo e non poco si deve a chi i libri non li pubblicava in modo industriale, ma amava il proprio mestiere e sapeva riconoscere gli autori di valore. Infatti, 4 anni dopo avere pubblicato, diciamo così, il primo libro, con una lettera La Capria annuncia all'editore, che è Valentino Bompiani, che presto gli avrebbe spedito un nuovo romanzo. Bene, gli rispose l'ottimo Valentino. Passarono gli anni e del romanzo esisteva solo alcuni pezzi che nel 1960 furono disseminati su alcune riviste letterarie. L'anno dopo, 1961, La Capria manda una nuova lettera a Bompiani. Ho finito la prima parte. Ora, largamente probabile che oggi come oggi, specie trattandosi di un giovane e non di un premio Nobel o di un venditore seriale, l'editore avrebbe smesso anche solo di rispondergli, visto che a 5 anni dall'annuncio sostiene di avere finito la prima parte del libro. Invece Bompiani non solo gli risponde, ma lo incoraggia, gli dice che i pezzi che ha già letto gli piacciono molto e che si dovrebbe affrettarsi a consegnare il tutto entro il 30 aprile di quel 1961, perché in questo modo avrebbe potuto partecipare al premio Strega. Ottiene il risultato, il romanzo viene pubblicato e La Capria vince il premio Strega. Sono 10 capitoli, nei primi 7 è descritto il bighellonare di giovani della buona borghesia napoletana fra mare e circoli. È ambientato nel 1954 e uno di loro, Massimo, si appresta a partire per Roma. Un cambio di condizione non paragonabile naturalmente al viaggio odierno. 6 anni dopo torna, e sono gli ultimi 3 capitoli, incontra gli amici di un tempo a Capri e si misura la distanza che si è creata fra chi lavora, Massimo, e chi ancora vive di espedienti. Un destino conosciuto da non pochi che fecero la valigia e da non pochi che invece restarono dove si trovavano. In un racconto, quello di La Capria, che rimane un grande testo poetico. Raffaele La Capria, Ferito a morte, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.